Cari ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi la giornata sembra sorridermi perché è arrivato il corriere e guardate qua cosa mi ha portato. Un pacchettino molto interessante, ma prima di aprirlo, grazie a Mi Italy, grandissimi ragazzi, in particolare Alessandro Cimino, che mi ha inviato questo bel pacchettino. E allora cosa sarà? Andiamolo a scoprire insieme. Certo che Mi Italy, che telefono sarà? Ed eccoci al dunque, ragazzi, pacchettino tutto da aprire, non so con quale strumento andare a lavorare, beh, andiamoci piano, quindi andiamo ad aprire il contenuto di questo pacco. Ed eccolo qua, ragazzi, sì, è proprio lui, è il mitico Xiaomi Mi 8, un telefono che si preannuncia mondiale. Andiamolo a vedere insieme. Scatolina mi piace tantissimo, nera. Con questo minimal logo, guardate un po', 8, tutto qua, logo Mi. Quindi apprezzo molto la confezione di questo telefono, ancora non si è rivelato a noi. Innanzitutto cosa troviamo? Anche una coverina in TPU nera opaca. Possiamo andare quindi a vedere ciò che c'è dietro al dispositivo, una cosa positiva. Eccolo, Mi 8 nel suo alloggio, lo andremo a vedere fra un attimo. Cosa troviamo in dotazione? Caricatore cinese, di default è un quick charge 3.0, quindi una ricarica molto molto rapida, ma sappiate che questo bestione supporta la quick charge 4.0, quindi potrebbe teoricamente andare ancora più forte a ricaricarsi. Adattatore che porta Type-C a ingresso per le cuffie, questo ci fa capire che non abbiamo il jack per le cuffie su Mi 8, spillettina, cavetto USB Type-C, eccolo qua il Type-C, non sto a farvelo vedere nel dettaglio, è un classico USB Type-C e nient'altro, non ci sono gli auricolari. Ma veniamo al dunque, eccolo qui, Xiaomi Mi 8, un po' di infarinatura mentre vado ad accenderlo, vado a rimuovere un po' di pellicoline. 154.974,8 7.6 mm di spessore, 175 grammi. Non è affatto pesante, ragazzi, a tenerlo in mano. 6.21 pollici di diagonale display, Super AMOLED in Full HD Plus. E quando si accenderà, voglio proprio vederlo questo Super AMOLED. Guardiamo un po' questo back, doppia fotocamera da 12 megapixel con il LED flash al centro, quindi bella la soluzione, diciamo di design. Si sblocca con l'oblò, col dito qua, posto sul dito, e frontalmente, ragazzi, notch, immancabile notch anche su questo modello. MIUI già in versione 10, quindi non so se hanno messo la mano i ragazzi di Mi Italy. Ed eccoci, ragazzi, con il Mi 8 inizializzato. Andiamo subito a spulciare la versione, quindi la MIUI 10 del 28 giugno, la versione sviluppatore. Guardate, ci sono le gesture, quindi posso andare a tornare avanti e indietro, tornare alla home con le gesture. L'abbiamo già visto nel Note 5, andatevi a vedere la recensione se non l'avete vista. Notch, LED di notifica. Non abbiamo la radio, la memoria non è espandibile, questa versione il buon Alessandro me l'ha inviata da 628 giga, quindi 6 giga di RAM, 128 giga di memoria. Processore Snapdragon 845, Adreno 630, intelligenza artificiale sulla cam di questo Mi 8. Mi 8 che ha una doppia cam da 12 megapixel, una normale, apertura di 1.8, l'altra con zoom 2x, apertura di 2.4. La frontale è da 20 megapixel con un'apertura da 2.0, video registrabili fino al massimo di 4K. Occhio alla stabilizzazione che va solo in Full HD. Apprezzabili le linee di questo Mi 8 di Xiaomi, guardate bello come va a ammorbidirsi sul lato, veramente notevole. Questo display è fantastico, oltre ad essere un Super AMOLED, pare che le icone siano proprio a filo del vetro, quindi si riesce addirittura a toccare l'icona, una bella sensazione sicuramente. Si tiene benino in mano, ovviamente 6.21 pollici si sentono, non è un telefono tascabilissimo. Batteria da 3400 mAh. Quick Charge supportata 4.0 Plus, ovviamente in dotazione abbiamo detto Quick Charge 3.0 con l'adattatore che trovate nella confezione. Nient'altro da dire, ragazzi, mi sembra di avervi detto tutto, non mi resta che aspettare di provarlo per bene e vedere un po' come gira questo Xiaomi Mi 8, che secondo me sarà un grandissimo telefono.
E allora ragazzi, abbiamo visto il contenuto di questo pacco, il mitico Xiaomi Mi 8. Grazie ancora agli amici di Mi Italy, in particolare ad Alessandro Cimino che mi ha inviato lo smartphone. E un grazie particolare a tutto lo staff che c'è dietro a Mi Italy, che presto arriverà proprio vicino a casa vostra. Sono previsti i Mi Italy Point a brevissimo, quindi non solo online ai dispositivi Xiaomi, ma anche nel negozio fisico, pronti per essere toccati e conosciuti di persona. Questo è un argomento che tratteremo prossimamente e allora grazie Mi Italy e noi ci sentiamo per la recensione completa di Xiaomi Mi 8. Ciao ragazzi!